Salve a tutti, scusate in anticipo per la qualità e per la modalità della mia videocamera. Non ho il treppiedi e lo sto facendo semplicemente con il mio telefono. In questo video vi faccio vedere come si fanno i video sull'Xbox One tramite Upload. Allora, anzitutto dobbiamo andare nei miei giochi app. Allora, vi dico subito che per fare i video dovete scaricarvi una seconda applicazione oltre a Upload che ci sarà nell'Xbox. La troveremo di suo. Ovviamente dobbiamo avere il Kinect. Upload e dobbiamo scaricarci come app secondaria che è quella che ci servirà per fare i video. Si chiama Upload Studio. Allora, una volta scaricato Upload Studio, lo apriamo. E come possiamo vedere ci sono due app che una ci consente di gestire le nostre clip e una di registrare una clip sul momento, subito. Noi dobbiamo andare qui, ovviamente dobbiamo aver già fatto una clip tramite Upload. Dobbiamo andare qui su Ricomincia da capo, crea un nuovo video e ci appare questa schermata. Crea tipo. Cambia effetto, aggiungi clip, aggiungi voce, sposta avanti, sposta indietro. Adesso vi faccio vedere ogni passaggio. Qui ci verranno caricati i nostri video, le nostre immagini, gamer tag, epilogo, eccetera. Allora, dobbiamo come prima cosa creare un inizio del video, quindi una presentazione. Quindi facciamo cambia tipo. Selezioniamo ciò che vogliamo fare come introduzione, epilogo, transizione, splash. Selezioniamo introduzione, facciamo cambio effetto e selezioniamo quella che ci piace. L'Xbox ce ne mette a disposizione circa 15 e selezioniamo quella che ci piace, come ad esempio questo. Dopodiché dobbiamo aggiungere un testo. Quello che noi vogliamo, tipo lì c'è il gamer tag e noi aggiungiamo un bel ciao. È solamente per farvi un esempio. Start. Una volta fatto questo, dobbiamo, se vogliamo aggiungere una voce, altrimenti no. Clicchiamo sulla più. Fatto questo, facciamo qui. Aggiungi clip, selezioniamo la clip da upload, quella che più ci piace, io metto questa, è la prima che mi capita. Poi, se vogliamo farlo ancora più lungo il video, una volta fatto quello, facciamo ancora più, facciamo subito aggiungi clip. E inseriamo una seconda clip, permettendo così al video di diventare più lungo di 30 secondi, perché come sappiamo possiamo registrare solamente 30 secondi. Facendo queste sequenze da 30 secondi, poi attraverso Upload Studio le possiamo unire. Come vedete, adesso vi faccio partire il video. Come potete vedere, già in questo momento il video sta durando più di un minuto, dura 1 minuto e 4 secondi, e se noi vogliamo possiamo ancora aggiungerne altre. Clicchiamo sul più, quante volte vogliamo e ce ne aggiungiamo quante ce ne pare a noi. Se vogliamo concludere il video, ovviamente dobbiamo fare il più. Facciamo cambia tipo, selezioniamo l'epilogo. Facciamo cambio effetto e selezioniamo questo con scritto aggiungi testo e scriviamo grazie per la visualizzazione, a presto.
Clicchiamo su fine e a questo punto ci chiederà di inserire il titolo del video. Dopodiché dobbiamo andare su successivo. Il video verrà renderizzato automaticamente dall'Xbox per poi essere caricato su Upload Studio e visto da tutti gli altri utenti Xbox. Grazie per la visualizzazione, iscrivetevi al mio canale, saluti.